Ciao a tutti e bentrovati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Sono Vessor e quest'oggi voglio farvi conoscere un gioco horror. Cambiamo un po' genere, io sono particolarmente legato ai giochi horror. Vorrei anzi fare magari un giorno una specie di rubrica o serie di giochi solo horror, magari da mettere un video alle 22 o magari quando avrò la possibilità della live, incrociamo le dita tra... può essere una settimana, giravoce... Non mi dispiacerebbe fare delle live notturne su giochi del genere. Comunque, vabbè, torniamo sul gioco. Stanza 404. Facciamo new game e poi ve ne parlo meglio. Quindi andrò a cancellare il mio salvataggio, che ero degli atti più avanti. Ma invece partiamo dall'atto 1, dal primo capitolo, e vi spiego meglio il gioco, come entriamo nei nostri nuovi panni, nei panni di Alex. Il gioco parte così. Eccoci qua, nei panni appunto di Alex, come vi dicevo prima. Motore grafico Unreal Engine 4. Sì, ho visto di meglio come è stato usato, ma... Però va bene, via. Ci può stare, l'ambientazione comunque è più che discreta. Magari giocandolo al buio, sicuramente con delle cuffie, renderebbe sicuramente meglio. Buiame. Cos'è quel fuoco? Ah, il fulmine che è stato, forse che ha bruciato, che ha fatto cadere l'albero, sicuramente. Ok, entriamo dentro e vi spiego meglio la storia. Allora, Alex aveva un figlio e ha una moglie. Il figlio si chiamava Cody. Ho usato il passato perché è morto, è stato ucciso nella stanza 404 di questo motel, di questo hotel. Passati dei mesi, piano piano, anzi diciamo già dall'inizio, la moglie Catherine è diventata praticamente matta, è stata ricoverata in un ospedale ed è praticamente scappata. Il marito, Alex, sa perfettamente che sarà scappata qua in questo hotel per cercare di fare chiarezza anche lei sulla morte del figlio. Ed eccoci quindi noi sulle tracce di lei e torniamo nel luogo dell'uccisione. Ora... premendo M, di volta in volta avremo un aggiornamento di quello che è la storia, un breve riassunto. In questo caso vedete che Alex crede che la moglie sia tornata nella stanza pensando di trovare Cody, e dobbiamo farci quindi strada verso la stanza 404, che è di qua. Allora, prima cosa, appunto, ci dava due obiettivi, quindi Restore the Power e trovare la room 404. Allora, questa si parte con meccaniche abbastanza semplici. Energy box, manca la leva che è appoggiata qua, non è che era tanto lontana. E diamo corrente. Non è che ci sia un gran miglioramento, ma intanto la corrente l'abbiamo data e si apre quel cancello. Andiamo con M, troviamo la stanza 404 che è in questa direzione. Questo telefono non l'ho mai capito, suona e non riesco mai a rispondere. Magari c'è il magazzino, ci servirà dopo. Effetto di luci più che discreto. Si nota meglio anche negli altri atti. Mi sarebbe piaciuto giocarlo anche in compagnia. I titoli horror, secondo me, rendono anche molto... con qualcuno accanto magari più impressionabile. C'è qualche jumpscare, ma per ora non mi ha fatto saltare sullo schermo. La porta è chiusa, quindi abbiamo un aggiornamento sul da farsi. Aspettiamo, devo avviarmi un po' in qua. Ok. Allora, cercare cose nelle altre stanze, quindi la chiave del magazzino, la chiave della stanza dei giochi, e entrare nella stanza dei giochi. Voglio guardare bene se mi fossi perso qualcosa, perché in questi titoli spesso ci sono delle cose nascoste o magari delle ombre che passano e non voglio farmi sfuggire niente, perché poi finito il video voglio giocarmelo per i fatti miei. Probabilmente vedrete tutto buio. Si è aperta la porta del bagno, qui andrebbe un po' ristrutturato. Ok, un armadietto e qui troviamo la prima chiave, che mi sembra sia la chiave del magazzino, che è subito qui accanto. Il viaggio è molto breve. Apro la porta mentre passa un treno. Non so se lo state sentendo in sottofondo. Oddio, non ci vedo più niente. Ah, ecco fatto. Ok, recuperiamo la nostra nuova chiave della game room. Cerchiamo di uscire da questo posto immondo. Oddio, qui non trovo niente. Vediamo questo. Vedo dov'è l'uscita.
cercherò di alzarvi la luce in qualche modo in post-produzione, diciamo, nel montaggio, perché vi faccio vedere quello che abbiamo in questo momento nei settings, non posso alzare la luminosità, quindi ce la teniamo in questo modo, almeno qui all'entrata c'è un po' di luce. Allora, entriamo nella game room, che è molto spaziosa, tra l'altro. Mi sono fatto male anche alla mano, non ho capito bene come. Ancora non sono riuscito a spiegarmelo. Non c'è nulla. Oh, e qui ci sono alcuni misteri. Intanto queste candele che non riesco ancora ad accendere. E qua c'è, non si vede bene ora, c'è una porta, ecco, si nota meglio così. C'è una scalinata perché si nota in questo quadro, guardate. Vedete in questo quadro qua? Ci sono due candele accese, solo quelle centrali, quindi probabilmente dovrò fare questa operazione, accendere solo le candele centrali e si aprirà questo cancello, questa libreria con delle scale che scendono giù. Questa invece è l'entrata e qua c'è una combinazione. Vi ricordate la stanza come, che numero è? La stanza 404. E guardate sullo schermo, 404. E poi un urlo, penso, di un bambino, potrebbe essere Cody. Non l'ho ancora capito. Quindi andiamo a inserire il codice. Tutto gira intorno al 4. Ah, se ci riesco, al 404. 404. Test. E si è aperta la cassettiera, prendendo le chiavi della 404. Ora vedete, c'è più illuminazione, però continuo a non capire cosa c'è lì. Andiamo avanti. Non l'avevo notato la prima volta. Sì? C'era qualcosa. Quell'illusione mi ha dato un pochettino. Vediamo un po' se riesco a aprire questa porta ora. Ma questa è sempre chiusa, peccato. Forse chissà se si aprirà più avanti. Non sia mai che io possa rispondere a quel telefono. Io e quel telefono andiamo d'accordo. Non andiamo d'accordo nemmeno con i programmatori che non hanno messo la corsa. Io capisco, ormai va di moda. Altri giochi horror ho trovato in cui non c'è la corsa, bisogna camminare perché crea atmosfera, però magari anche una corsetta leggermente, dico, no, un trotto, qualcosa del genere avrebbe aiutato. Apriamo. Ma come vedete non si apre nemmeno con la chiave. Aggiorniamo. Dice, questo non ha senso, la porta non si apre. Alex potrebbe essersi dimenticato qualcosa. Strane cose stanno accadendo. Torniamo indietro, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo. Continua a sembrarmi un corridoio di Resident Evil. Prima a tornare qua. È cambiato tutto colore. No, devo tornare indietro. Qua non è tutto chiuso. Proviamo ad andare di qua. E torniamo alla stanza 404. Mentre i quadri fanno, ruotano su se stessi. Buon segno, buon segno. Dove mi trovo? Sempre nella stanza 404. Probabilmente laggiù dovrebbe esserci Cody, che mi allunga una mano. Sono davvero curioso comunque di capire. Mi piacciono in questi giochi vedere i programmatori che si sono inventati come sceneggiatura. Se questo è Cody, non sta bene. O forse quella la cosa che ha ucciso Cody, lo spirito. Non lo so ancora. Comunque, qui si conclude il primo atto e inizia il secondo. Ed è anche il momento in cui io procedo a salutarvi, perché lascio a voi scoprire il continuo. Come vedete, tra l'altro, siamo in un'altra zona completamente diversa. Non so almeno dove siamo finiti. E in questa illusione, perché praticamente è un'illusione. E come al solito, lascio nelle informazioni del video sotto il link alla pagina Steam, dove potete trovare il prezzo e magari i commenti, recensioni anche di altre persone che hanno provato il titolo. Prima illusione, atto 2. Direi di avervi detto tutto, vi ho fatto vedere il gameplay di questo gioco. Ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video nel canale. Ciao!